pizza, ragazzi. Nato nel 2027, dopo la carestia di sciroppo di mais e le rivolte per la larghezza di banda, dopo che la gente ha smesso di cercare di risolvere i problemi e si limita a tirare avanti. Nel 2045, Columbus è la città più in espansione della Terra. È dove Halliday e Morrow hanno avviato la Gregarious Games. Di questi tempi, la realtà è una fregatura. Tutti cercano un modo per evadere. Ed ecco perché Halliday era un vero eroe per noi. Ci ha mostrato un posto dove andare senza andare da nessuna parte. Halliday vedeva il futuro e lo ha costruito. Lui ci ha dato un posto dove andare. Un posto chiamato Oasis. Questo è Oasis. È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. Si può fare tutto. Andare ovunque. Sul pianeta vacanze. Surf su un'onda mostro di 15 metri alle Hawaii. Sci sulle piramidi. Arrampicata sull'Everest. Con Batman. Guardate questo posto. È un casino grande quanto un pianeta. Potete andarci a perdere soldi, a sposarvi, a divorziare. Potete andare lì. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare. Ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Alti, belli, spaventosi, di un altro sesso, di un'altra specie, live action, cartone. Dipende da voi. A parte mangiare, dormire e andare in bagno, tutto quello che la gente fa, lo fa su Oasis. E visto che sono tutti qui, è qui che ci si conosce, che si fa amicizia. Localizza H. Localizzo H. H localizzato. Settore 12. Pianeta Doom. Il pianeta Doom. Il posto più pericoloso di Oasis e un posto niente male per raccogliere monete. I deathmatch e le cacce all'artefatto sono un modo per fare monete, ma a seconda del vostro livello di armatura sono rischiosi. Perché all'inizio siamo tutti uguali, ma più monete fai, più sali di livello. Se vieni ucciso, il tuo avatar può tornare in vita, ma perdi tutto quello che hai. Tutto quello per cui hai lavorato. Tutti i soldi. I vestiti. Le armi. Considerato il tempo che la gente passa su Oasis, perdere tutto vuol dire... vuol dire sclerare. Vedete, Oasis è un parto della mente di James Halliday. Lui e il suo socio, Ogden Morrow, rilasciarono la prima build di Oasis nel 2025. Ebbe un immediato successo e li rese entrambi molto ricchi. Ma Morrow uscì di scena pochi anni dopo. E Halliday? Non era solo il proprietario della più grande compagnia del mondo. Era come un dio. La gente lo amava. Lo venerava quanto la sua creazione. Penso che forse dovremmo smettere uno. E poi, il 7 di gennaio 2040, morì. E quello che lasciò cambiò